Io ho fatto una segnalazione di illecito in relazione alla pandemia da Covid, segnalando che il piano pandemico dell'Italia era vecchio di 15 anni. E purtroppo diciamo che queste segnalazioni di illecito all'interno della mia organizzazione non hanno portato a risultati positivi e alla fine io ho dovuto dimettermi. Alla fine di questo poi sono anche stato vittima di una querela bavaglio da parte di una persona che lavorava all'interno della mia organizzazione che ha chiesto un risarcimento di 2 milioni e mezzo di euro. Ecco, diciamo che questo ha causato a me, ma credo che causi a tutte le vittime di liti temerarie, di querele bavaglio, veramente un grandissimo stress psicologico, anche perché chi è vittima di querele bavaglio di solito viene da un percorso comunque molto difficile, come nel mio caso, che ha fatto la segnalazione all'interno dell'organizzazione, poi questo ha portato alle mie dimissioni dall'organizzazione, quindi a essere senza lavoro, senza casa, senza soldi e doversi difendere da una minaccia di risarcimento così importante come 2 milioni e mezzo di euro è una cosa che veramente non è da augurare a nessuno. Io spero che ci sia più consapevolezza tra le persone comuni, diciamo, di che cosa sono queste querele bavaglio e anche che ci sia una cultura maggiore in questo senso, perché se tutti noi segnalassimo, facessimo le segnalazioni di illeciti, io penso che si risolverebbe a monte il problema e non ci sarebbe neanche più questo problema delle liti temerarie.